Parole ancora. Questo fratello ha detto, lui stesso ha testimoniato, che da 50 anni serve il Signore, quindi non da ieri. E quanti anni hai fatto la professione? 40 anni. Ha svolto la professione di ginecologo, quindi ha incontrato nel suo lavoro questo tema di cui parlerà diffusamente ancora. Quindi ha una grossa esperienza e poco fa, mentre abbiamo fatto la prima parte, la prima sessione, quella più dedicata ai giovani, veramente è stata una benedizione sentire parlare. Probabilmente c'è qualcosa che non va al cavoli. Perfetto. È stata una benedizione sentirlo toccare certi argomenti, quindi ancora vogliamo ascoltare con attenzione. Questo fratello da tanti anni si occupa di questi problemi, di queste problematiche. E grazie a Dio l'abbiamo qui questa sera, cerchiamo di sfruttare al massimo queste opportunità. E anche vorrei dire una cosa, abbiamo organizzato questo ovviamente in questa chiesa, la Chiesa Apostolica, insieme diciamo all'Associazione Agape, perché poi si lavora con lo stesso battito di cuore, no? E è nostro interesse, è nostro desiderio poter tenere diversi incontri di questo tipo. Ci sono argomenti che purtroppo vengono trattati un po' con le molle, che vengono messi un po' da parte dal fiume di predicazioni, di incontri, di conferenze che ascoltiamo durante tutto l'anno. Ci sono alcuni argomenti che magari vengono toccati così di rado. E credo che uno dei desideri di Agape come associazione sia cercare di risolvere, anche di incontrare, di toccare questi argomenti e risolvere certi problemi che a volte sono coperti, che teniamo nascosti, forse dentro il cassetto della nostra camera da letto. Quindi avere la luce della parola di Dio che risplende anche in questi argomenti. E credo che il Signore ci darà sicuramente delle ottime soluzioni ancora questa sera. Voglio invitare il fratello Luigi. Vogliamo accoglierlo ancora una volta con un applauso di ringraziamento e di apprezzamento. Grazie, non penso di meritare tanto. Comunque, mi è piaciuto l'applauso precedente, quello che abbiamo fatto al Signore. Aspettiamo un momento. Se non vi disturba più di tanto questo disturbo di fondo, io inizierei per non perdere del tempo prezioso, sono già le 7 e 15. Voglio esprimere a tutti voi un sentimento di gratitudine per i giovani che avevo qui davanti un momento fa. Abbiamo passato un'ora e mezza che è volata veramente in un modo rapido, io forse sono stato un po' lungo, un po' mi sono perso per la strada, ho menato un po' il can per l'aia su alcuni argomenti, ne abbiamo tralasciati altri di vitale importanza sicuramente, ma chiaramente l'argomento è vasto. E io ricordo che proprio a Napoli, alla Chiesa Apostolica, abbiamo fatto 2 giorni di queste cose, mattina e pomeriggio, ma è una cosa enorme. E come dicevo già prima, è un tema che è molto caro anche ai pastori delle Chiese Apostoliche, con i quali ho sempre collaborato pienamente, in piena comunione spirituale, ma anche di lavoro, perché con Roberto Mazzeschi e Elia Landi, che voi sicuramente conoscete, abbiamo una vecchia militanza. Dicevo prima ai giovani che domani, 16 di ottobre del 55, sono 50 anni, mi sono battezzato nel Signore. E direi che l'occasione migliore è stare qui con voi e condividere la comunione fraterna.
Ho ricevuto parecchie domande, contrariamente all'andamento di prima, sembrava tutto un po' freddino, un po' rimandato, e mi ha fatto piacere alcune domande, vedremo di dare delle risposte cammin facendo. Direi che da queste domande quel che viene fuori di più è il problema dell'uso o non uso degli anticoncezionali. Sicuramente lo affrontiamo, anzi andrò veloci su altre parti, lo affronteremo, perché nella scaletta che avevamo fatto per telefono con Roberto, misteri e meraviglie dell'intimità della coppia, c'era proprio questo, la contraccezione all'interno di una coppia cristiana. Contraccezione anche eventualmente nella donna anziana, non solo nella donna giovane o nel maschio. La contraccezione è un capitolo che ci prenderebbe già, per parlarne bene, almeno 2 o 3 ore con un po' di diapositive. Facciamo una cosetta così. Ho detto ai giovani che mi hanno seguito prima e mi hanno incoraggiato, facciamo un incontro tipo ambulatorio. Io sono il vostro medico di base e voi gentilmente venite qui e mi dite «Tengo no dolore qua» e mi risponde qua. E io così vedrò di capire se è un dolore renale o se è la schiena che non si raddrizza abbastanza. Cioè, cerchiamo di colloquiare, perché molto materiale che io ho portato avanti in questi anni viene fuori dal pubblico che ho avuto. Le loro domande mi hanno indotto a cercare delle risposte. Quindi è un dialogo che avviene tra me e i fratelli e le sorelle, ma anche i non credenti che partecipano qualche volta a questi incontri. Perché è un momento di crescita per tutti, è un confrontarci. Diceva un fratello del Garda, che ci siamo trovati di là un momentino, eccolo là. Nel 1990, 95, 93, 92, sono già passati un po' di anni, questo tipo di incontro l'abbiamo tenuto con dei grossi successi spirituali, non personali, spirituali, ma proprio ho visto delle liberazioni. A Trento, Verona, Brescia, tutte chiese delle Assemblee di Dio con le quali ho lavorato bene, e conoscevo anche i pastori di allora, Gigi Borelli e altri, uno era di origine torinese, e poi soprattutto con le chiese apostoliche. E questo direi è un po' il termometro della spiritualità di alcune chiese, non che gli apostolici siano meglio degli altri, no, però il termometro è questo. In certe chiese, in certi consensi spirituali, c'è il desiderio di affrontare certe problematiche, perché si capisce che queste problematiche, a volte non risolte, sono un danno per la Chiesa. Sono un danno per la comunione fraterna. Quindi dobbiamo camminare spediti. Camminare spediti non vuol dire tutti i momenti trovarci a lunedì a fare consulenza pastorale perché quella coppia lì non va più d'accordo e quell'altra ha detto questo di quest'altra. Questo è tutta opera di Satana che frena l'opera che noi dobbiamo fare per portare l'Evangelo a coloro che devono essere salvati. Quindi quando ci tiriamo dietro dei problemi irrisolti, delle frustrazioni irrisolte, che si ripercuotono sistematicamente sulla comunione fraterna o sul nostro rendimento in una chiesa, decisamente non mi si venga a dire ma intanto quelle cose lì sono tutte porcherie e non se ne parla. Quelle cose lì sono quelle che rallentano il nostro cammino nella chiesa e rallentano la chiesa, perché sono dei fardelli di cui noi non riusciamo a liberarci. Poi, senza contare che se c'è un peccato anche di origine sessuale, c'è qualcosa che nella sessualità della coppia o nella coppia non funziona, sicuramente è un impedimento alle nostre preghiere. E non me la sono inventato io questa frase, perché c'è qualcuno che ha scritto: cari mariti, affinché le vostre preghiere non siano impedite. È vero? Quindi non ce lo siamo inventati, che le nostre preghiere possono essere impedite da un nostro cattivo comportamento all'interno della coppia. Quindi è importante curare il rapporto di coppia. Questa sera con i giovani, grazie a Dio, ho aperto una parentesi sul rapporto di coppia fra giovani, sul fidanzamento. Tra l'altro c'è anche una domanda specifica sul fidanzamento, che vorrei poi però
trattarla nel momento delle domande. E quindi adesso andiamo su un testo abbastanza sicuro. Quindi il rapporto di coppia, se nel fidanzamento è importante, e abbiamo visto che c'è una triade nel fidanzamento, c'è una triade su cui si dovrebbe basare un buon fidanzamento per proiettarsi nel futuro. Abbiamo detto è la sincerità, il disinteresse, in memoria, e la responsabilità. È l'età che ti frega, la memoria. Questa triade è una triade buona per iniziare un cammino con un'altra persona. Sapere essere responsabili, essere sinceri, per creare qualcosa di pulito, di trasparente. Questo non vuol dire che tutto quello che io ho dentro lo devo dire. E questa qui è una forma stupida di una persona ignorante. Ah, io sono il migliore, sono il più bravo, perché tutto quel che ho dentro lo tiro fuori. Non è mica giusto. E neanche la parola di Dio ci dice di comportarci così, ma di avere sempre del riguardo personale. Non è detto che tutto quel che io ho dentro, devo dirlo, edifica l'altro, ma alle volte lo distrugge. Quindi attenzione, da quelle persone, pigliatevi un pochettino le distanze, quali persone vi dicono, ah, io quello che ho dentro ce l'ho qui, lo tiro fuori. Non è vero, specie in capo della sessualità e del buon andamento di coppia. Bisogna avere molto riguardo per l'altra persona che condivide con noi. E non è vero che dire tutto possa giovare, può ferire e può marchiare in un modo anche indelebile. Al punto di dire, se fossi tenuta stretta la bocca, boccaccia mia, state zitta, forse avrei risolto di più i problemi. Perché i problemi si risolvono. La trasparenza non è dire tutto quello che ci viene in mente. La trasparenza è tutta un'altra cosa, intanto essere puliti davanti a Dio. E il vostro invito, bellissimo, tra l'altro me ne sono conservati alcuni a Torino, anche qui, è bello, ha fatto bene questo manifestino. Sessione delle coppie, ore 19, i due diventeranno una sola carne. Misteri e meraviglia dell'intimità della coppia cristiana. Partiamo proprio da questo versetto citato così. Intanto ho controllato alcune traduzioni. In questo versetto non c'è il concetto del divenire, i due saranno, ma c'è il concetto dell'essere. Perché saranno essere una sola cosa, essere una stessa carne. Quindi non è tanto una cosa che deve divenire, l'essere, una sola cosa, una sola carne, ma si parte da questo concetto già acquisito. Si è nel momento in cui si diventa marito e moglie, si è una stessa carne, non si diventa. Quindi dobbiamo partire da questo concetto molto stabile, molto fondato. Quello che è importante è che la parola del Signore lancia delle dichiarazioni e degli appelli continui alla coppia, perché la coppia è il primo scalino della vita comunitaria, è la prima chiesa che noi incontriamo. La prima chiesa con chi la fai? Con tua moglie o con tuo marito? Se non sai pregare con tua moglie e con tuo marito, se non ti inginocchi con tua moglie e con tuo marito, è difficile venire in chiesa e dire, fratelli, gloria a Dio, ci inginocchiamo per implorare il Signore, ma se non sei capace a farlo a casa tua, cosa vai a farlo nella chiesa? Se non hai questo amore che ti brucia dentro per diventare una stessa carne, una stessa cosa con tua moglie a casa tua, cosa vuoi essere una stessa cosa con i fratelli che non conosci? Anche qui Giovanni ci ritorna in mente, dice di amare Dio che non conosce e non ama il fratello che conosce. Siamo su un parallelismo. Leggo alcuni versetti che recitano così. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. E io sento dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo.
Qualcuno obietterà, dice, questo qui sta parlando di un'altra cosa. Allora, per un momento, non pensiamo a quell'altra cosa per cui c'è più facile interpretare il versetto, ma applichiamo questi versetti al nostro rapporto di coppia. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Filippesi 2, dal versetto 2 al versetto 4. E continua. E qui possiamo dirlo a chi è già sposato. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi l'altro. Nella Bibbia c'è scritto gli altri, ma noi ce lo tiriamo per noi, lo portiamo a casa nostra questo versetto. Stimi l'altro superiore a se stesso, cercando ciascuno, non il proprio interesse. Ecco la parte disinteressata di prima, ma anche quello degli altri. Allora a questo punto direi che vi leggo io un versetto dalla Bibbia. A questo punto marito e moglie, se hanno realizzato questo già nel loro interno, senza pretendere che sia la Chiesa che lo realizzi per loro, ricordatevi sempre quel che ha scritto Kennedy o che hanno scritto sulla tomba di Kennedy ad Arlington, c'è scritto: non preoccuparti, non chiederti cosa può fare l'America per te, ma chiediti cosa tu fai per l'America. E quindi qualche volta abbiamo bisogno proprio di questo. Cantico dei Cantici ci dà l'esatta situazione fotografica di quel che potrebbe essere una coppia che vive quei versetti di Filippesi. Capitolo 6, versetto 3. Sentite cosa dice questa donna. Io sono dell'amico mio, io sono una proprietà del mio amico. E l'amico mio che pascola il gregge tra i gigli è mio. Sentite che senso di possessione all'interno di una coppia, forte. È qualcosa che, cari fratelli, care sorelle, sposati o da sposare, è qualcosa che dobbiamo sentire, qualcosa che ci viene da Dio. E cosa risponde lui? Amica mia, tu sei bella come Tirza, una città bellissima di quei tempi, così si dice. Vaga come Gerusalemme, tremenda come un esercito a bandiere spiegate. Ecco la forza della coppia. Cara sorella che ti senti frustrata perché sei casalinga, non sei manager. Cara sorella che ti senti disprezzata da tuo marito perché tu non produci. Cara sorella, tu sei come un esercito a bandiere spiegate, perché il compito di una donna, e ve lo risparmio, ce l'ho nelle pagine precedenti, l'ho studiato per voi, ma ve lo risparmio perché abbiamo altra carne al fuoco questa sera. Il compito di una donna è eccezionale per l'uomo. Dio ha visto che la solitudine dell'uomo sarebbe stata, scusate il termine tra virgolette, è umano e mio, non sono un teologo, forse ve ne siete già accorti, era un suicidio per l'uomo la solitudine, era un suicidio. La mucca aveva il suo toro, la capra aveva il suo caprone, la papa aveva il suo paperotto. La gallina aveva il suo gallo e l'uomo, poveretto, era lì, nell'Eden. Non gli mancava nulla. Però il Signore ha visto che era importante creare per l'uomo quel completamento che è tutt'altro che una casalinga frustrata. Cancelliamo queste cose qui. Una donna che sappia allevare con attenzione i suoi figli. Una donna che sappia anche andare a lavorare e che sappia al tempo stesso a non rinunciare a essere la donna, la mamma dei suoi figli, la moglie di suo marito. È chiaro che una donna che mi fa 8 ore in fabbrica, ha 2 figli da accudire, la casa da mettere in ordine e riordinare, metti pure che il marito gli dia una mano, non sempre alle 11 di sera vuol fare l'odalisca nel letto. Questo è poco ma sicuro, per carità,
ma cerchiamo di capire anche situazione in situazione. Verrà il momento in cui anche questa donna avrà piacere di fare l'odalisca. Ma non, l'uomo, dal canto suo, non può pretendere oltre un certo limite, perché è inumano e rientra tipicamente nell'egoismo del maschio. Ma l'egoismo ce l'ha anche la donna. Quindi è importante nel rapporto di coppia costruire insieme. In Isaia 9:9 ci insegna che i mattoni crollano e noi dobbiamo costruire, dice il profeta, con pietre squadrate. Con pietre squadrate. Quindi dobbiamo metterci in testa come coppia di costruire con materiale di pregio. Il mattone lo fa l'uomo, l'ha inventato l'uomo, la pietra l'ha inventata Dio. Io ho l'impressione che una pietra squadrata possa tenere su bene l'edificio. Costruiamo con pietre. E la donna ha la qualità per dare gusto, significato a una coppia. Se qualcuno di voi ha voglia di riscoprire qualcosa di bello, si rilegga, sapete tutti, il capitolo 31 dei Proverbi. In questo elogio della donna forte e virtuosa, così il capitoletto sopra, lo scrittore sacro dà delle linee guida, scrivo qui nei miei appunti, era quella, la parte che era un po' la presentazione della donna, perché non tutti i maschi sanno cos'è la donna. La donna è una perla di grande valore, messa nelle mani dell'uomo. In quella donna non ci sono, rileggetelo attentamente 2 o 3 volte, non fermatevi alla prima lettura, atteggiamenti umilianti della donna. Non la vedete umiliata, non è una donna umiliata e non fa cose umilianti, da un lato. Non c'è neanche un atteggiamento prevaricante nei confronti del maschio. Leggete come finisce quel capitolo. Non è una donna che prevarica l'uomo. Perché l'uomo ne porterà l'onore alle porte della città di quella donna. Ma interviene per realizzare un progetto creativo che Dio ha stabilito per l'uomo e per la donna. Detto questo, che è stata una piccola introduzione, io devo fare i conti con sto orologio, poi svizzero ha una precisione, svizzero non è il 9. E facciamo così, una pennellata su alcune cose. A noi interessa anche la sessualità all'interno della coppia, perché adesso se andiamo a parlare di altre cose, giustamente Roberto mi tira le orecchie. Dice che ci perdiamo, parliamo della sessualità all'interno della coppia, di come godere anche della sessualità. La sessualità, l'abbiamo detto prima con i giovani, fa parte della nostra vita, dall'inizio, da quando il Signore ha benedetto la coppia, ha detto andate, moltiplicatevi, è entrata in funzione la sessualità. La sessualità inizia in sala parto, quando l'ostetrica ci mette braccialetto rosa o azzurro, dipende da cosa trova. Non da cosa trova come braccialetti, da cosa trova come bambino. A Torino capita anche qualche volta che un figlio vada a casa di un altro e viceversa, però insomma non è così facile. E quindi impregna tutta la nostra vita biologica, ma anche di relazione. Quindi non impregna la nostra sessualità soltanto la vita, perché io sono mestruata e lui non ha le mestruazioni ma ha la barba, no? Impegna, al di là della barba e delle mestruazioni, impregna tutta la nostra vita di relazione. Io ho un certo comportamento, ai giovani ho fatto un esempio banale, stupido, quello del maschio, che si trova un maschio e una femmina davanti alla porta dell'ascensore, normalmente il maschio, per poco educato che sia, apre la porta, si fa un passo indietro, la donna entra e normalmente ringrazia. Insomma, queste sono cose un po' della, diciamo così, un po' da altri tempi, però in realtà questo esprime che c'è una differenza fra quello che Paolo chiama il vaso debole e l'uomo che dovrebbe essere il vaso forte. In realtà, se leggete il capitolo 31 dei Proverbi, il vaso forte, vedete chi è in realtà, è la donna. Ma è talmente forte e
umanamente, mondanamente sviluppata questa forza della donna, direi più che sviluppata, è stata sfruttata, è stata sfruttata nel senso che è stata utilizzata per altri scopi, forse più politici che non onestamente di buon andamento della coppia, per cui la donna ha assunto dei ruoli nella società che sono frustranti nei confronti dei maschi. E il maschio, tanto stupido è, perché il maschio è un po' tontolone, scusate uomini, non è perché sono ginecologo e mi mantengono le donne, però onestamente Cicero pro domo sua, no? Naturalmente c'è questo aspetto. E il maschio sempre più, anche per egoismo, rinuncia alle sue prerogative e demanda alla donna quelle responsabilità che sono sue. Abbiamo detto prima ai giovani che ci sono dei maschi che non sono degni di portare il pantalone da uomo. Devono portare i pantaloni da donna, che forse sarebbe meglio. Gli si confà di più. A Torino lo fanno i maschi, ma comunque, guardi questa battutaccia. Però, onestamente, abbiamo dei maschi svirilizzati che non sanno cosa vuol dire essere il capo della donna come Cristo è il capo della Chiesa. Ma sai, pro bono pacis, chissà il latino, per il bene della pace. E poi, sai, anche lei ha la sua dignità. Ma qui non si tratta di offendere una dignità, questione di svolgere bene i propri ruoli. Ma certo che è comodo con queste frasi altamente democratiche togliersi le proprie responsabilità e lasciarle tutte alla donna. Quindi la donna, per poco furba che sia, ne approfitta. E l'uomo diventa sempre più piccolo all'interno della società. Lo vediamo con i politici, lo vediamo nei talk show, lo vediamo dappertutto. Uomini che sappiano condurre la propria vita con responsabilità, non dico con virilità, la virilità è tutto un altro discorso, ma con responsabilità, persone responsabili, non ce ne sono più tante in giro, come persone equilibrate. Cercatemi, avete persone molto intelligenti, molto istruite, persone molto furbe, ma persone molto equilibrate ne trovate poche in giro. E noi abbiamo bisogno di uomini equilibrati ma che sappiano svolgere quel compito che Dio ha dato all'uomo. Io chiedo scusa se qualcuno qui non è credente, che non conosce bene l'ambiente cristiano. Noi parliamo del nostro rapporto con Dio perché è a Lui che rendiamo conto. E io citerò la parola di Dio e anche il mio rapporto deve essere sempre in sintonia col Signore, perché sennò è inutile che io venga a parlare qui. Io intanto, prima di tutto, posso stare a casa mia a vedere la partita. Secondo, posso andare a parlare al circolo, o al coso di quartiere, o alla terza età. Ma se parlo qui è perché parlo per dire che l'uomo dipende da Dio. E siamo tutti incamminati verso il cielo. Si parlava a Napoli sempre, alla Chiesa Apostolica, di etica della sessualità. In realtà l'etica della sessualità è una cosa molto complicata, è una cosa molto bella, ma sono le regole che l'uomo si deve dare, perché non esiste il libro del Galateo della sessualità o del comportamento. L'esaltazione del rapporto di coppia deve avere dei riferimenti precisi, che vanno al di là anche dei riferimenti biblici, perché c'è un riferimento che deve tener conto della libertà reciproca. Forse nella Bibbia di questo non se ne parla, ma si parla della dignità umana, la libertà reciproca. Quindi il rapporto di coppia non deve essere repressivo nel confronto dell'altro. Se io gioco all'interno della coppia per imporre la mia volontà, per imporre quello che penso io all'altra persona, io ho già messo la dinamite all'interno della coppia. E prima o poi quella coppia scoppierà. Ho messo la dinamite. Io devo parlare, comportarmi, interagire per integrare me stesso e l'altro.
Quindi è un lavoro di costruzione all'interno della coppia. L'esaltazione del rapporto di coppia sta proprio nell'avere delle regole precise dalle quali non si può uscire. E queste regole ce le ha date il Signore. Dio ha mai voluto umiliare la donna. Io che ho fatto il ginecologo anche nei tempi in cui il femminismo nel 70 con l'aborto, non l'aborto, aveva invaso le corsie, c'era una presenza femminista molto alta e anche a volte direi inopportuna negli ospedali, vi posso dire che Dio ha mai espresso un parere in questo senso, che la donna dovesse o che l'uomo dovesse. Io purtroppo ho visto dei disgraziati di uomini e disgraziati di donne che purtroppo per fare quel che faceva comodo loro andava bene così. Io ricordo in una chiesa apostolica, in nessuna di quelle che ho menzionato stasera, e l'ho fatto apposta, dove una ragazza, dopo un paio di giorni di queste cose qui, dice: ma senta fratello, anzi mi ha detto dottore perché non era convertita, c'era un caro amico pastore che sicuramente conosce, che la stava curando e dice: ma sa, in fin dei conti, è giusto quello che io ritengo giusto, che va bene a me, che non mi danneggia. Ma questo è un discorso da paranoia. Ma non viene a farmelo in una chiesa, dove sai che noi abbiamo qualcosa che ci dice ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Questa ragazza aveva il problema dei rapporti prematrimoniali. E lei tutto sommato col suo ragazzo stava bene quando aveva rapporti. Perché io dovevo dirgli che quello era qualcosa che il Signore non gradisce? Beh, vogliamo chiamarlo coi termini dei miei tempi, si chiamava peccato. Qualcosa che il Signore non gradisce, così non offendiamo nessuno. Comunque chiamiamolo col suo nome. Rapporto prematrimoniale è qualcosa che può giustificare anche la convivenza. Ma Dio non ha messo sul piatto della bilancia la convivenza e il rapporto prematrimoniale. Ha messo l'uomo e la donna insieme perché si conoscessero e sfruttassero la loro sessualità. In due sensi. In due sensi. Qui sto andando un po' fuori dallo scritto, ma penso che è il momento giusto per darvi questa informazione. Prima di tutto, la nostra sessualità ha una funzione di riproduzione, quindi è impegnata nella riproduzione della specie. Vi hanno detto i giovani prima, è come una staffetta dove questa fiaccola, che tutto sommato è parallela alla fiaccola dell'eternità di Dio, noi passiamo il testimone da una generazione all'altra. Mio padre a me, io ai miei figli ai loro figli, ai nipoti, eccetera, eccetera. In questo passaggio però c'è una creazione di uomini e donne che sono fatti per arrivare in cielo nella gloria di Dio. Quindi diciamo che se la riproduzione è molto carnale, molto umana, molto bassa bassa, tutto sommato ci fa vedere come il popolo di Dio si incammina attraverso la riproduzione verso il cielo. Quindi nella riproduzione c'è effettivamente qualcosetta di eterno che ci accompagna, perlomeno il disegno eterno di Dio, che ci vuole tutti a tavola con Lui. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è quello del piacere sessuale, dell'erotismo. E voi mi dite: ma non l'ha detto il Signore? Ma sapete quante cose non ha detto il Signore? C'è una legge contro l'aborto nella Bibbia? Che vieta l'aborto? L'avete letto da qualche parte? Però nessuno di voi osa dire che la Bibbia autorizza ad abortire. Allora spiegatemi una cosa. L'attività sessuale post-menopausale, dopo la menopausa, è un peccato? Perché non si può più riprodurre la specie? Non è lecita, è super lecita. L'attività sessuale post-menopausale è
lecita ed è benedetta dal Signore. E dico ai giovani, non irridete gli anziani, i vecchi, quelli anche, non come me per carità, questi li potete deridere finché volete, ma se nel nucleo familiare sentite che due persone già mature possono amarsi anche sessualmente parlando. È coesione, è amore che continua, è un amore non procreativo. Allora il Signore che dice di fare l'amore per procreare, cioè di avere rapporti sessuali per procreare, a questo punto avrebbe dovuto esprimersi dicendo, beh, a 49 anni chiudiamo bottega. Mi sembra un po' folle come disegno. Anche perché se avesse voluto dare dei termini di questo genere, ci avrebbe creato con dei periodi di calore e di non calore. Io ho allevato dei cani, io avevo i miei cani, sono arrivato anche a averne 11 quando abitavamo in campagna, 11 cani bellissimi, 7 irlandesi che erano un amore, che avevano dei periodi di calore. E in quel periodo la cagna sopportava il cane maschio e mi rifacevano altri figli, che poi mi toccava regalare perché non li uccidevo. Ma provate a far accoppiare un cane quando la cagna non è in calore, se ci riuscite. Anche nelle cosiddette stazioni di Monte Taurina, dove c'era un toro che era preparato e predisposto a montare la mucca per farla figliare, e se non c'era quel particolare momento dell'animale, non c'era rapporto, eh? Non c'era assolutamente rapporto. Proviamo a vivere col mondo animale. Ma allora il mondo umano è così diverso? È così diverso. Perché? Perché Dio ci ha fatto grazia, ci ha dato l'omaggio, il regalo della nostra sessualità, che non va in calore ad orario. Posso permettermi una digressione personale, non dico un po' leggera, dai, una battuta. Pastore, me lo permette? Ormai, dici tu. Io ero ginecologo al Sant'Anna, ci sono stato tanti anni, come avete sentito circa 40. Il mio primo figlio è nato il 9 novembre del 65. Il mio secondo figlio è nato il 14 novembre del 67. La mia terza figlia è nata il 14 novembre del 70. Ero diventato la favola dell'ospedale. E tutti mi dicevano, Esgro, tua moglie va in calore soltanto a febbraio, eh? Però grazie a Dio non era così, non era così. E allora dobbiamo dire grazie, Signore, anche per la nostra sessualità, che possiamo vivere libera, gioiosa, in ogni momento dell'anno. Di qui nasce poi il problema degli anticoncezionali, perché naturalmente è un problema che ho visto dalle domande e assilla molti, assilla molti. Io volevo soltanto darvi un'altra triade che fa parte di quelle basi fondamentali per costruire una buona coppia. Una coppia, oltre a quelle cose che ho detto ai giovani, io le ho dimenticate, meno male che ti ricordi tu, scusate se me la piglio con lei, ma l'ho avuta davanti per 2 ore prima, quindi continuo a pizzicarla. Ci sono 3 intese fondamentali, questa è una seconda triade importantissima, che non coinvolge i giovani fidanzati, ma coinvolge anche le persone sposate, che devono cercare di realizzare. Prima, l'intesa spirituale. Questa è la prima, basale, fondamentale. Avere una comune vocazione, che vuol dire chiamata, abbiamo detto prima, chiamata da parte del Signore. Avere una comune visione di Dio. Avere degli aneliti alla pari per servire il Signore. Voi capite che se io, che sono
magari un bravo credente di questa chiesa, vengo tutte le domeniche, do le mie decime, faccio le mie offerte, qualche volta testimonio, lunedì mattina vado in ufficio, in fabbrica, lavoro, la settimana, ritorno, tutto sommato quel che dice il pastore mi va bene, faccio anche qualche studio biblico. Questa è la vita di molti, moltissimi, non è mica una cosa da disprezzare. Pensate che se io avessi una moglie che continua a dire adesso preghiamo per la Chiesa perseguitata, domani digiuniamo perché abbiamo questo problema e vogliamo essere più vicini al Signore. Se ho una moglie che mi dice guarda, il mese di ferie quest'anno lo facciamo in Angola a servire il Signore, o in Paraguay a remar per servire il Signore con i bambini, o con i pastori nella giungla del Paraguay, tutte missioni che cito perché noi siamo impegnati come Chiesa in questo. E questa donna che prega continuamente per questi soggetti, fa dei digiuni, studi biblici, la convivenza diventa un po' pesantina, sapete, perché poi alla fine o io mi stufo completamente se non condivido, e soprattutto se la moglie è molto spirituale non riesce a condividere la sua spiritualità con me. Quindi l'intesa spirituale è qualcosa che dobbiamo risolvere un pochino a monte prima del matrimonio. Cioè cercare di parlare la stessa lingua per avere gli stessi desideri. E se non c'è, dobbiamo far fallire tutto? No, ma dobbiamo esercitarci a costruire, perché poi dopo col matrimonio difficilmente cambiamo le nostre idee. Perché col matrimonio abbiamo raggiunto quei traguardi che non ci danno più degli stimoli per migliorare noi stessi. Abbiamo il nostro tran tran, la moglie fa da mangiare discretamente bene, poi vengono i figli, tutto sommato io ho i miei vizietti, le mie paturnie, lei ha le sue, basta. E no, invece, perché dobbiamo cercare quello che nelle chiese apostoliche si conosce molto bene, e qui vi faccio un richiamo attento, poi il pastore lo riprenderà se è il caso o mi smentirà, e impegnarci nella nostra personale santificazione, che non è un punto di arrivo quando ho detto Signore Gesù ti voglio come mio personale salvatore, ma è il punto di partenza per il cielo. Ma se perdiamo di vista la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio, cari fratelli e sorelle, perdiamo di vista anche la possibilità di migliorare come coppia. Come vedete, alcuni aspetti sono della nostra vita sessuale o della nostra sessualità, della vita di coppia, sono in parallelo e supportati dalla parola di Dio. E se noi ci sottomettiamo alla parola di Dio, ecco che risolviamo anche questi problemi. Sull'intesa spirituale chiudo, perché ci sarebbe moltissimo ancora da dire, ma però io voglio parlare di altre cose ancora, anche perché il tempo è sempre più veloce, sono quasi le 8. C'è un'intesa psicologica o intellettuale. Anche lì dobbiamo stare attenti quando facciamo delle scelte, e nel periodo giovanile del fidanzamento dobbiamo vedere un pochettino se quella persona con la quale tutto sommato mi piace, è bella, mi stimola, gli voglio bene, gli farei da papà o da mamma, dipende da come mi vesto. E insomma vorrei essere, insomma mi attizza, come dicono da qualche parte, mi piace, tutto sommato sì. Però io sono uno che il giovedì sera mi sintonizzo su Rai 3 e mi sento i concerti di Beethoven e lì vado in un altro mondo. Oppure sono uno a cui piace il jazz, oppure uno a cui piace anche il gospel, ma qui andiamo un po' a casa nostra. Insomma, che ho delle abitudini così. Io, per esempio, ho un'abitudine, e me l'hanno tolta chiudendo i negozi a Rivoli, dove abito, quando finivo lo studio, se era ancora in tempo utile, andare in una libreria. Io mi perdevo nei libri, ma mica li leggevo, li sfogliavo, guardavo chi aveva scritto, com'era, cioè, il libraio che mi conosceva lasciava perdere, perché poi alla fine qualcosa compravo. Era un piacere che mi portavo dentro. Non era un idolo, per carità, non è una forma di idolatria. È una forma di piacere spicciolo, intellettuale, umano, ma che ti piace. E non è un peccato, non danneggio nessuno, ma neanche il Signore, perché poi cercavo anche le cose da poter collegare.
Quante persone in mezzo a voi magari amano il liscio? Qualcuno lo ama, qualcuno lo disprezza. Ma benvengano nella nostra vita degli interessi per il nostro vivere, benvengano. Però, se io sono un tipo intellettuale un po' così, che per divertirmi, solleticarmi il cranio, mi leggo Kant oppure le altre cose del genere, e il mio compagno o la mia compagna, e gli dico, ma senti cosa c'è scritto qui, ma guarda, Paracelso che cosa ha detto? Ma fate fuori, ma fate fuori, ma per carità, ma pianta, spegni sta luce, andiamo a dormire. Capite che sono piccoli screzi che creano effettivamente dei problemi all'interno della coppia. Quindi è importante che la coppia cresca in questo senso per integrarsi l'uno nell'altro. Cercare anche le cose sulle quali non siamo all'unisono, ma proprio perché siamo diversi, e vi faccio un esempio. Io sono prodigo e mia moglie è avara. Cosa vuol dire? Che dovremmo separarci, che abbiamo distrutto la casa, io cercherò a imparare da lei per risparmiare e lei cercherà da me il modo per spendere. Speriamo di no. Comunque questo è un esempio, proprio solo esempio. Comunque, per dire che a volte anche le cose diverse servono per integrarci, per aiutarci a crescere. Terza intesa, abbiamo detto un'intesa spirituale sulla quale non ci piove. Senza quella, credetemi, rischiamo un flop. Un'intesa intellettuale o psicologica, chiamatela come volete voi. La terza è l'intesa sessuale. L'intesa sessuale. E qui, come diceva quello là, casca l'asino. Scrivevo nei miei punti che qualche volta si sbaglia nel dire sono così spirituali. Poi magari noi come ministri di culto li uniamo, li benediciamo, un esempio per la comunità. Veramente due persone spirituali, lo sono, non prendo in giro nessuno. Poi all'atto pratico sono due persone separate in casa, perché non riescono ad amarsi fino in fondo, fino a volere, come dice qui, la fusione dei due in una stessa casa, l'essere fusi insieme. E se manca un'intesa sessuale, cari fratelli, care sorelle, le meraviglie dell'intimità della coppia ce le sogniamo, perché le meraviglie dell'intimità tra uomo e donna all'interno del matrimonio, parlo chiaramente, non parlo di rapporti prematrimoniali, di convivenze, che il Signore bolla come peccato, e io sono dalla parte del Signore, cosa posso dire? Che un'intesa sessuale è fondamentale per la qualità della vita. Perché insisto su questo? Perché all'interno della coppia, per delle frustrazioni che noi viviamo, cioè delle offese che abbiamo magari ricevuto, una parola sgarbata, capita, no? A casa di tutti, capita a casa mia, penso anche a casa di qualcun altro, io poi gliela faccio pagare. Allora all'interno dell'intesa sessuale compare il ricatto, la mancata valorizzazione della propria e altrui sessualità, e l'intesa sessuale diventa veramente un peso, perché è solo più sentita da una delle due parti, e non mi riferisco soltanto all'uomo, ma anche alla donna. E vi posso dire che in 40 anni di professione io ho trovato mai tante di quelle donne che hanno partorito una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte e non hanno mai avuto un orgasmo nella loro vita. Ma non perché erano delle donne frigide, delle donne malate, erano delle donne più che normali. Chissà perché qualcuna di queste donne, cambiando il partner, riusciva a realizzare la sua vita sessuale.
Diceva un grande credente, un grande medico, che molte volte Paul Tournier, qualcuno di voi avrà letto qualcosa, ci sono 6-7 libri di Paul Tournier, se li trovate ancora, dice sempre che i mariti che si lamentano sempre del mal di testa delle mogli non si sono mai chiesti perché quel mal di testa gli viene, le viene, alla moglie. E certo, perché non si vive una buona sessualità? Non cerchiamo l'integrazione. E la donna, alla prima occasione, cerca il modo per svicolare, perché subisce il rapporto sessuale, ma non partecipa. L'uomo normalmente in questi casi, diciamo, non dico normalmente qui in mezzo a voi, non si preoccupa tanto di più se la moglie ha avuto l'orgasmo. Alcuni poi hanno questo alibi. Ah, mia moglie ha un orgasmo diverso dal mio, quindi perché l'orgasmo deve essere contemporaneo. Ma questo dove è scritto? Ma dove è scritto? Allora si va a filosofare, perché poi chi è che la paga? La donna. Sull'orgasmo vaginale o l'orgasmo clitorideo? Ah, clitorideo è peccato, vaginale va bene. Ma dove è scritto tutto questo? Ma dove è scritto tutto questo? E qui voglio dare anche una risposta a qualcuno che mi ha fatto questa domanda, quindi la salterò dopo. Dice, ma per esempio all'interno di una coppia i rapporti orali, possiamo anche leggerla così, sentiamo esattamente, per non dare una risposta diversa. È lecito fare sesso orale? Risposta. Pausa, suspense. Cioè adesso sentiamo cosa spara. State lì con i fucili piantati, perché poi dopo domani... Povero fratello, siamo... Allora. Abbiamo parlato finora di integrazione, di concedersi senza problemi. Se abbiamo maturato questo aspetto del rapporto sessuale che fa parte di quei giochi erotici leciti all'interno di una coppia sposata, io dico, se è accettato da ambedue non c'è problema. Che poi uno dei due magari non accetti per la sua educazione, per qualsiasi altro motivo, l'altro è costretto a essere consenziente e rispettare il pensiero di questa persona. Ma io dico, se il Signore ci ha regalato il sesso in tutte le sue manifestazioni, il rapporto orale, cosiddetto, fa parte delle manifestazioni sessuali che avvengono all'interno di una coppia. Ma noi stiamo parlando di una coppia stabile, di una coppia ferma che ha basato la sua stabilità su degli elementi prima ancora che sessuali, spirituali, intellettuali. E poi anche questi servono a confermare la coppia. Perché se una cosa fa piacere a me o fa piacere a te o fa piacere a tutte e due, dov'è l'illecito? Mi è difficile capire o condannare queste cose. E adesso qui apro una piccola parentesi e la chiudo. Paola, dove sei? Hai mica trovato quella...
Allora, mi sentite? Sì, benissimo. Un comportamento che purtroppo ha preso anche piede un po' frequente sono i cosiddetti rapporti anali. Questo atteggiamento ci viene soprattutto dalla pornografia, dalla esasperazione di atteggiamenti e comportamenti sessuali, che a mio giudizio, leggendo la scrittura, ritengo innaturali. Ora, non succede nulla se nell'enfasi di una serata particolarmente eccitata possa anche capitare qualcosa di simile. Però, onestamente, c'è una strada per avere i rapporti sessuali normali e ce n'è un'altra che serve per tutt'altro, per mettere fuori e non per ricevere. Senza contare che i germi esistenti nell'ampolla rettale, attraverso piccole scarificazioni della cute, del pene anche, ingenerano delle microinfezioni che possono portare a una diminuita difesa anticorpale. Non mi dilungo di più, penso che in un ambiente cristiano abbiamo già detto più che sufficiente. Quindi a questo punto, cosa è proibito e cosa è concesso all'interno della coppia? Io direi che tutto è concesso. Quello che rientra in una certa normalità di un rapporto. Ma ciò che non è normale, per esempio, che io mi porti mia moglie e la sua amica nello stesso letto. È normale? È lecito questo? Non è lecito! Oppure che mia moglie dice, senti, stasera faccio venire anche l'inquilino del piano di sotto. Non è lecito! Non ti è lecito, diceva Giovanni Battista, ma non è lecito neanche a noi, fratelli cari. Eppure, se voi uscite da quella porta, gli scambisti non li ho inventati io. E questi giochetti li fanno i giovani, li fanno i nostri figli. Se i nostri figli tornano a casa tardi la sera, fratelli e sorelle, se sono rimbambiti il mattino dopo, se ti guardano come se tu fossi un extraterrestre, c'è qualcosa che non va nella loro vita, nelle loro amicizie. E non permettetevi mai di dire ai vostri figli che siete i loro amici. Ah, io con mio figlio siamo un amico, andiamo a pescare insieme anche. O la mamma che dice, io e mia figlia non abbiamo segreti, siamo due amiche. Ma sapete che in quel momento voi bestemmiate gli ordini di Dio? Perché tu sei il padre e lei la madre e dovete amarli più di un amico, perché avete delle responsabilità come le ho avute io e come le continuo ad avere io, anche se io oggi ho 71 anni e i miei figli ne hanno quasi 40, ma sotto certi versi mi sento responsabile. Non lasciamo correre troppa acqua sotto i ponti, che poi ci troviamo il figlio che arriva come è arrivato l'amico della Fiat, l'Apple Can, con le guardie del corpo, eccetera, eccetera. Non dobbiamo abbassare la guardia mai, né con noi, né tantomeno coi figli, né con noi, né tantomeno coi figli. Continuo? Secondo, faccio una domanda io adesso, poi faccio un piccolo minuto di silenzio. Voi conoscete molto bene quello che Paolo scrive in Prima Corinti 7, ma anche Prima Corinti 6 se non sbaglio. Sì. Il rapporto di un uomo con una prostituta
parliamo di rapporti occasionali. Paolo cita lo stesso versetto che abbiamo citato noi, e i due saranno una sola cosa. Come la mettiamo? Adesso voi non avete più il problema dei militari, ma la mia generazione avevamo il servizio militare, 18 mesi, poi se qualche cretino, come è successo a me, ha fatto scoppiare una bomba a Trieste, ce ne facevamo 19, se non 20, tutti inquadrati in caserma. Il militare normalmente era un fatto scontato, che lontano da casa, nella grande città, utilizzava il postribolo, la casa di tolleranza, oppure si accoppiava con prostitute. Alcuni di questi tornano a casa, conoscono il Signore, si convertono, chiedono perdono. Ma il loro tormento è: ma io sono stato sposato con questo, sono diventato la stessa carne. Qualcuno di voi può rispondermi a questo fatto? O nessuno di voi sicuramente ha avuto rapporti occasionali, ma se qualcuno l'avesse avuti, magari in questo momento si sta facendo la domanda. Se ti sei dato una risposta, gloria a Dio, mi piacerebbe sentirla. Paolo è tassativo. Paolo estes è tassativo. E ha ragione di esso. Qualcuno vuol dare una risposta? Paolo parla un pochino io? Nessuno, siete così loquaci, eh? Non parlate più. Comunque, Paolo cosa fa? Paolo si rifà alla mentalità dualistica filosofica di Corinto, della Grecia, dove il corpo faceva parte del mondo della materia e l'anima era di un altro mondo. L'unico che aveva valore era lo spirito, per cui non si contaminavano lo spirito. Non parliamo di spirito cristiano, parliamo di spirito in genere, come era intesa nella filosofia. E il corpo, al corpo era lecito qualsiasi comportamento. Paolo qui fa un forte richiamo alla Chiesa di Corinto e dice: non sapete voi che voi siete tempio dello Spirito Santo? Fareste di questo tempio un tutt'uno con una prostituta? È un richiamo molto forte. Il rapporto con una prostituta non è una semplice relazione circoscritta alla sfera del corpo fisico e al momento in cui avviene. Il rapporto con una prostituta non è la masturbazione. Perché qualcuno mi ha detto: ma è come, insomma, tutto sommato. E no, non è la stessa cosa. Perché coinvolge la persona che ha questo rapporto, al di là della prostituta che sta magari pensando al prossimo cliente. Però la persona che utilizza è, secondo Paolo, ma anche secondo me, va considerato una unità, essendo tutta la persona l'oggetto dell'opera redentrice di Cristo, tu unisci la tua unità a quello di una prostituta. Principalmente, precisamente, si tratta di unire con una prostituta un membro di Cristo. Secondo punto, di peccare contro il proprio corpo perché è tempio dello Spirito Santo. Sono tappe che cercano di darci un chiarimento, ma se mi seguite attentamente forse troviamo anche la chiave per capire dove il Signore pone i puntini e trovare anche forse motivo di essere liberati da certi fantasmi che ci perseguitano. La fornicazione, diceva un caro uomo di Dio, mette un uomo e una donna, leggo perché è un suo pensiero, non vorrei travisarlo,
in una relazione così intima e potente da formare una unità personale. E fin qui non ci piove, siamo tutti d'accordo. Ma su un piano inferiore rispetto al matrimonio. È vero, sono una stessa carne, ma non mi sono sposato. Non ho lo stesso impegno che ho nel matrimonio. Perché nel matrimonio questa relazione è lecita, fuori io ho commesso un illecito. Quindi, mentre nel matrimonio un rapporto sessuale è una cosa che Dio benedice ed è lecito, e per rispondere a un'altra domanda, non c'è un limite di numero di rapporti settimanali, assolutamente, dipende dalla buona preparazione personale e dal tempo, anche perché richiede un po' di tempo, lo chiedi. Però quello che è importante è che non si può dare alla fornicazione il valore di matrimonio. È importante enfatizzare la gravità della fornicazione per motivi teologici che abbiamo appena descritto prima, che sono quei lì. Tu sei il Tempio dello Spirito Santo, tu sei diventato una stessa cosa con quella persona, pur limitatamente nel tempo, perché non prosegue. Però quel rapporto lì non lo possiamo paragonare al matrimonio, perché il matrimonio è qui, quello è qui, sotto i piedi. Siamo su due livelli completamente diversi. Questo non è un invito ad avere rapporti occasionali, perché se per caso la nostra mente pensasse che questo è un invito ad avere rapporti occasionali, sicuramente metterei dei dubbi sulla nostra salvezza. Perché se siamo salvati, siamo figli di Dio, dovremmo avere luce e sufficienza per capire che cos'è un rapporto occasionale e un rapporto matrimoniale. Il Signore ci ha dato il matrimonio come una grande benedizione da vivere insieme. La stessa cosa potremmo dire dei rapporti prematrimoniali, che assolutamente non sono da praticare, anche perché non giovano né a migliorare la conoscenza, e anche perché la maggior parte delle coppie che hanno vissuto, non dico tutte, un'attività sessuale prematrimoniale, la maggior parte va incontro a dei divorzi. Questo lo dico per statistica, non è soltanto una mia visione. D'altra parte, sui rapporti prematrimoniali direi che possiamo spendere due parole che ci aprono la strada alla convivenza. La convivenza che cos'è? Una depenalizzazione, una deresponsabilizzazione della coppia. Perché almeno in qualsiasi momento ognuno torna a casa. Siamo in piena fornicazione. Senza pensare, e questo purtroppo colpisce molte chiese, vorrei dire le nostre, ma insomma, teniamoci un po' più su. Alcune chiese, non le nostre no. Il brutto vizio dei vedovi. La vedova, che per noi non vuol perdere la reversibilità del caro estinto, non convola più a giuste nozze davanti al pastore, ma cerchiamo di giustificare la convivenza tirando fuori questa magnifica cosa: tanto davanti a Dio siamo come marito e moglie. A quel punto lì, se avessi due mazze per la mano, gli darei io quella sacrosanta benedizione da fare un frullato unico e diventerebbero una stessa cosa. Ma come si può travisare la parola di Dio così? Ma anche per i rapporti prematrimoniali, i giovani mi dicono: ma io davanti a Dio, per me è come mia moglie, ma lui per me è come mio marito. Ma non è vero, il matrimonio non è un fatto privato, è un fatto pubblico. Se la tua tribù dice che il matrimonio è quando tu ti prendi una donna e vai con lei sotto la tenda, e quel momento consacra pubblicamente il matrimonio, perché tutta la tua tribù sa che quell'atto consacra un matrimonio, quello è un matrimonio pubblico. Il matrimonio privato non esiste, ma neanche le leggi nostre, umane, perché ci sono le pubblicazioni che tutti devono poter leggere che quei due lì vogliono convolare a giuste nozze. Il matrimonio non è un fatto privato di due persone.
Il Dio l'ha istituito come fatto pubblico e non privato. Tutti devono sapere che queste due persone si sono unite nel Signore per moltiplicarsi, per essere l'aiuto convenevole e bla 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 bla, tutto quel che abbiamo detto possiamo ancora continuare. Quindi è importante capire che il matrimonio è una cosa splendida, meravigliosa che Dio ha fatto per noi e non possiamo svilirlo, deresponsabilizzarlo con la convivenza, con dei rapporti occasionali o con dei rapporti prematrimoniali. Io conosco una ragazza che amava veramente il suo ragazzo, lui spingeva e lei cedeva, poi lui è morto. Il problema di questa ragazza è col prossimo andargli a dire che aveva una vita sessuale con l'altro. Lo dico, non lo dico? Non è facile la cura pastorale in queste stupidaggini, perché non puoi neanche andare giù con la mazza, come dicevo prima, che in qualche caso ci vuole. Devi avere pietà della gente e cercare di costruire. Non devi allontanare, devi recuperare. Ma l'attività di recupero, credetemi, non è facile, non è semplice. Io non invidio lui e lui, credo, non invidi me. Perché abbiamo purtroppo giorno e notte a che fare con dei casi di questo genere. Come vedete, questi discorsi ci portano ancora più avanti, ma parliamo degli anticoncezionali un momento. E qui apro le domande. Pigliamo 5 minuti, così. Quasi tutte le domande, non tutte, si riferiscono agli anticoncezionali. Allora, apriamo le domande fra 5 minuti e diamo una pennellata sugli anticoncezionali. Così se poi viene fuori qualcuno e dice, ma io voglio... abbiamo tempo per fermarci. Si conclude con alcune domande che ho ricevuto, ma abbiamo lasciato in sospeso un grande capitolo degli anticoncezionali sul quale naturalmente a che ora chiudiamo? Alziamo le tende. Le 9? 10:15? Allora ci affrettiamo un po', facciamo che toglierci subito una domanda che mi è arrivata qui veloce all'ultimo momento. E poi le altre sono di ordine diverso. Matteo 5:28. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora, qui ci sono due risposte. Una fa piacere ai letteralisti, dice... hai visto Miss Italia, sei rovinato. Direi che questa non mi trova d'accordo come interpretazione, perché non è assolutamente corretta, non è nel modo più assolutamente biblica, perché il letteralismo uccide. Se c'è qualcuno che ha predicato l'Evangelo fondamentale, un fondamentalista, sono sempre stato io. Ma credetemi, non sono mai stato un letteralista. Ho sempre odiato, da origine in avanti, coloro che hanno dato un'interpretazione non soltanto letteralistica, ma anche interpretativa, inventando su alcuni versetti biblici delle teorie, perché questi hanno creato le basi del settarismo e delle sette ancora oggi, dopo 2000 anni. Quindi partiamo già dal terzo secolo dopo Cristo per capire come certe forme interpretative possono creare dei grossi, grossi problemi alla Chiesa del Signore. L'interpretazione di questo versetto è chiara, ma vi consiglierei di leggere un bellissimo libro che non dovrebbe mancare a nessun studioso della parola di Dio,
Come interpretare la Bibbia di Alfred Quinn. Ce l'hai? E cosa dice? Proprio di questo versetto mi pare che parli, o di qualcosa di simile, quando dice che è meglio cavarsi un occhio. Allora ragazzi, io ho avuto un fratello giovane in una chiesa che mentre passeggiava in vacanza, non era di lì, in una locale, in una ridente località montana, vede una bella ragazza. Questo qui ci ha perso un pochettino l'occhio, ma ce l'ha perso realmente, perché alla sera, convinto che era meglio cavarsi un occhio che non andare con i due occhi nel cielo contaminati, si è piantato le forbici in un occhio. Questo fatto, siamo testimoni in due qui dentro. Questo fratello purtroppo ha una malattia degenerativa della retina, per cui oltre a non recuperare più su quell'occhio lì, sta perdendo anche l'altro. Ora io dico, l'interpretazione biblica va fatta, se non riesci a farla, prega che lo Spirito Santo ti dice come interpretare. Però sono stati scritti anche dei libri altrettanto ispirati da fratelli che sicuramente hanno scritto dei libri, dei commentari, li hanno scritti in un modo altrettanto ispirati. Quindi non è che se io vedo una bella donna e dico, ah, che bella donna, ho già commesso adulterio. Intanto anche il gusto del bello mi permette di dire che una donna è bella e l'altra è meno bella, o perlomeno non glielo dico, l'altra meno bella, lo dico solo alla... Sono un impenitente galante. Però capite che queste interpretazioni bibliche sono esatte, sono giuste, ma vanno interpretate, vanno lette nel contesto in cui sono state scritte. A cosa mirava Gesù quando diceva quello e che cosa si aspettava come risultato, senza poi drammatizzare oltre. Però sappiate che i testi originali in greco, io non so il greco, ma c'è chi lo sa qui, mi insegna, che chi sa il greco, che una parola ha significati molto diversi, molto ampi, ma la stessa lingua italiana ci dà degli esempi di interpretazione della nostra lingua, che davanti a un paraguayano o davanti a un americano ci fanno ridere quando parlano l'italiano e dicono delle castronerie. Io con la zia delle mie bambine, che ha detto una cosetta carina a tavola con le bambine, gli ho detto, Mara, per favore, poi gliel'ho detto metà portoghese, Mara, por favor, quella parola in Italia non va bene, ma no. E poi gli ho spiegato qualcosa, era vergognosa povera donna. Non possiamo adattare quello che interpretiamo noi con una lingua a tutto. Io non conosco molte lingue, però so che a volte se io parlo portoghese o inglese vado a rischio di dire delle porcherie che in italiano non ho neanche l'intenzione di dirle. Quindi stiamo attenti a queste interpretazioni. Spero di aver risposto abbastanza. Poi c'è un'altra risposta che vorrei dare lapidaria. Qualcuno che ha partecipato al seminario precedente mi diceva, cosa vuol dire pornografia? La pornografia è ciò che ci mostra delle cose che servono a stimolare anche la nostra sessualità. Però cara sorella o caro fratello, io ti do un consiglio per crescere bene anche davanti al Signore. È utile in questo caso munirsi di un vocabolario della lingua italiana, perché basta andare a cercare sul vocabolario e hai tutte le risposte. Perché arrivare a una certa età, metti 20 anni, 25, ammesso che si sia di lingua italiana, ma credo che la parola è sovrapponibile anche ad altre lingue, perché è una parola di derivazione greca, bisogna anche qualche volta adoperarsi per capire un pochettino il linguaggio che usiamo. Se io arrivo a 30 anni, 20 anni, non so cosa vuol dire pornografia, è giusto che vada a casa o alla Rinascente o a Carrefour e mi compro un vocabolarietto e vedo. Insomma, cerchiamo di essere un pochettino più. Comunque, pornografico è tutto ciò che utilizza materiale sessuale soprattutto a scopo
di stimolazione. Allora, cominciamo a rispondere a qualcosa. L'abuso sessuale o una violenza, attenzione, queste domande rispecchiano anche delle tragedie, può in qualche modo compromettere la normale vita sessuale di una coppia, anche se il problema è superato? Sì. Un abuso sessuale, una violenza, uno stupro su un bambino o su una bambina, che normalmente è più facile questo trovare, sicuramente marchia completamente l'atteggiamento, l'approccio alla sessualità della persona stuprata o violentata. Posso star tranquillo, sì. Perché la marchia? Perché tutte le volte che avrà un approccio con la sessualità, sicuramente i fantasmi, l'impronta di quel che c'è stato può tornare alla mente. Voi mi direte, e allora cosa devo fare? Io sono convinto che molta preghiera e molta comprensione da parte del partner, sia esso maschio o femmina, possano far superare questi fantasmi. Ed è la sconfitta, perché Satana utilizza queste cose per rovinare la coppia. Quindi, se c'è qualcosa che ci turba così profondamente, al punto da inclinare il nostro rapporto di coppia, vedetela come una liberazione. Non sarà soltanto spirituale, sono d'accordo, ci vorrà anche una cura personale, psicologica, per venirne fuori, perché certe cose non si cancellano più. E possiamo ancora aggiungere quello che tutti sapete, che la maggior parte delle violenze sessuali avvengono in ambito familiare. Poi c'è anche l'ambito non familiare. Questo è uno. Poi un'altra domanda. A che età ci si può fidanzare? Direi quando si ha un po' di sale nella testa, quando si ha un po' di responsabilità, quando si capisce cosa vuol dire fidanzarsi. Cioè, fidanzarsi, perché mi devo fidanzare? Intanto chiediti perché. Voglio fidanzarmi per costruire qualcosa, perché in ambito cristiano il fidanzamento, o l'accoppiamento non sessuale, ma l'accoppiamento come idee, come personaggio, quindi l'intesa spirituale, l'intesa psicologica, devono avere un finalismo, e il finalismo è la coppia, la famiglia. Quindi non c'è un'età. E qui questa domanda la farei a te, mio caro. Perché in alcune chiese apostoliche, meno male che nelle chiese dei fratelli non succede, non si può avere un rapporto fino ad una certa età? Te la passo. Perché in alcune chiese apostoliche non si può avere un rapporto fino ad una certa età? Io dico alla persona che mi ha scritto questo onestamente, pensa a sposarti e poi nessun pastore apostolico verrà a ficcare il naso sotto le tue lenzuola. Non credo che ci sia un'età o che un pastore apostolico imponga l'età per avere rapporti sessuali. All'interno del matrimonio, l'abbiamo detto e forse abbiamo anche la nausea, la questione non si pone. È chiaro che se venissero da me per farsi sposare due ragazzi di 14-15 anni, a parte che la legge stessa mi impone certe cose, direi: ragazzi, cominciamo a pensarci, cresciamo insieme, preghiamo insieme, poi quello che il Signore vorrà sarà. Ma non si può partire con due bimbini senza arte né parte. Il sesso è una cosa contro la volontà di Dio, e perché? Mi pare di aver già risposto abbondantemente, non è contro la volontà di Dio, è un dono di Dio. Ecco, ricordiamoci che il sesso è sempre comunque un dono di Dio.
E qui c'era la domanda sulla pornografia, che insomma ho già risposto. Guardate che non è un problema. Cos'è successo? Oh, grazie. Me li raccogli, brava. Brava che hai aiutato il nonnetto. Attenzione che questo è di nuovo il problema di prima. Cosa si può fare davanti a una realtà di stupro infantile? Come si devono comportare i figli di Dio per un servizio a Dio davanti a questo dramma? Quando un bambino non dice nulla, che fare? Intanto è chiaro che se non si riesce a capire cosa è successo è difficile inventarselo, perché un'accusa di questo genere è un'accusa talmente grave e infamante che direi usiamo i piedi di piombo. Quindi non è soltanto quello che io, a me pare, io ho visto, io ho sentito. Il me pare, insomma, è un'accusa talmente infamante che secondo me è bene pensarci bene. E poi quando si viene a sapere è chiaro che bisogna, un figlio di Dio deve intervenire. Come? Non intervieni? Ma intanto, prima di tutto, una telefonata al 113 non gliela toglie nessuno. E poi chiaramente ci sono dei provvedimenti disciplinari all'interno della Chiesa che, di cui sicuramente nessuno di noi come responsabili si tira indietro. D'altro cosa fare? E poi pregare, aiutare il reinserimento, il recupero di questo bimbino che è stato violentato. Qual è il rimedio alla eiaculazione precoce? Prima domanda. Il rimedio alla eiaculazione precoce intanto si pone sotto diversi aspetti. Ci sono degli aspetti pratici che riguardano intanto la detersione dei genitali, il non considerare il pene maschile qualcosa che è così delicato che bisogna sempre l'acqua distillata eccetera eccetera, insomma bisogna prendere anche una posizione nei confronti dei propri membri abbastanza serena ma anche decisa, trattare come vanno trattati gli organi, insomma, quindi sia dal punto di vista della detersione ma anche della manipolazione. Poi c'è tutta una questione psicologica alle spalle gravissima, perché c'è una sovraeccitazione, un'eccitazione anticipata, per cui basta sentire un po' di calore, un po' di umidità, le cose sono già finite lì. Però attenzione, non è soltanto questo, bisogna vedere quali sono stati i comportamenti sessuali prima. Abbiamo parlato della masturbazione che può indurre anche l'eiaculazione precoce, perché si collega nel rapporto sessuale, si collegano nel rapporto sessuale alcune fantasie erotiche che sicuramente producono una stimolazione superiore al normale, per cui l'eiaculazione precoce è purtroppo la conclusione. Quindi ci vuole una rieducazione psicologica anche al rapporto sessuale. Bisogna parlarne anche con la moglie, che naturalmente subisce le frustrazioni di un'eiaculazione precoce, perché normalmente il marito dopo l'eiaculazione tende a girarsi dall'altra parte a dormire, e naturalmente abbiamo una moglie insoddisfatta che magari vorrebbe, ha diritto ad avere qualcosa di più dal proprio coniuge. Quindi è un qualcosa che bisogna vivere insieme. E poi non ultimo c'è l'andrologo, che è uno specialista per gli uomini, che può dare anche delle terapie, delle creme un po' anestetizzanti da passare sul pene prima dell'introduzione, proprio per sentire meno contatto con l'intimità della donna. Continua la domanda dicendo: spero di aver risposto abbastanza esaurientemente. Ho sentito dire da amici che si può avere una seconda erezione dopo un'ora. Io dopo parecchie ore. È normale? Come fare a risolvere questo problema? Caro amico, questo è sicuramente un maschio. Non è un problema. Vivi tranquillo la tua vita, tranquillamente.
L'erezione multipla o ravvicinata non deve costituire un problema di tempi, perché potresti avere un'erezione che dura anche 3 ore, però non hai risolto il problema. Cioè, secondo me non è un problema, vivi la tua sessualità tranquilla, parlane con tua moglie, gli dici di aver pazienza, di aspettare un paio d'ore, vi fate un caffettino, poi magari le cose cambiano. No, non creiamoci dei problemi dove non ci sono, Poi, insomma, sono mica male queste domandine. Spero di non... Allora, entriamo su un altro argomento. Cosa pensa della procreazione assistita per una coppia cristiana? C'è anche un'altra domanda simile e la leggo subito. Una coppia non può avere figli per oggettive ragioni. Oggettive ragioni io non voglio sindacare, Le prendo per buone. Qual è il suo pensiero riguardo alla fecondazione assistita? Cosa crede che pensi Dio al riguardo? Allora, secondo me le tecniche medicali che guidano una riproduzione assistita, quando sono atte a risolvere una forma qualsiasi di patologia, ben vengano. Io non vedo perché non si debba arrivare a una inseminazione o a qualcosa del genere, una fiveta anche in casi più spinti. Ma non si può fare neanche qui di tutte le erbe un fascio. Perché? Se la patologia, per esempio, pigliamo una patologia maschile, più semplice, la stessa cosa si può dire della donna. Un'azoospermia, cioè non esistono spermatozoi. Allora, prima di tutto il credente che vuole avere figli, cosa fa? Va dal medico, si fa curare, tenta una stimolazione su base ormonale per vedere se qualche spermatozoo comincia a prendere vita. Questi spermatozoi si raccolgono attraverso l'eiaculato, si possono così dire capacitare, cioè mettergli della benzina, del glucosio perché siano un po' attivi, e a volte anche con pochi spermatozoi, introducendo questi spermatozoi riattivati nel periodo fecondo della donna dentro l'utero, questa resta incinta. Fin qui non abbiamo fatto nulla che Dio non voglia, è una malattia. Se una donna non mi resta incinta perché c'ha una piaghetta sul collo dell'utero così, ha un'infezione vaginale da tricomonas e continua a bruciarmi tutti gli spermatozoi, se io la curo, gli guarisco l'infezione, gli ripristino il collo dell'utero, faccio sparire la piaghetta con una diatermocoagulazione, questa donna diventa una donna normale nel giro di 20 giorni, 30, e poi ha dei rapporti e resta incinta, non dovevo farlo? Era un peccato? Insomma, se la sterilità è rappresentata da una patologia, abbiamo il dovere di fare di tutto per risolvere la patologia per poter ottenere un figlio. Fare di tutto, mettiamo i puntini sugli i. Non è lecito utilizzare seme o ovuli congelati di un'altra donna. A parte i problemi legati alla legalità, all'ereditarietà, ma io non posso ricorrere a dei donatori esterni alla coppia. Quindi quando io mi affanno a dire cerchiamo di risolvere i vostri problemi di sterilità, intendo sempre all'interno della coppia, senza ricorrere a dei donatori esterni. Perché oggi ormai è invalso anche questo, ma non soltanto. Vogliamo un figlio con i capelli rossi, allora cerchiamo il donatore che abbia geneticamente negli spermatozoi questa qualità, o con gli occhi celesti. A Napoli, dove le cose le fanno un po' più così,
Abbiamo visto nascere da coppie bianche dei bambini neri. Però non mi sembra questo il modo d'agire di un credente. Perché nel momento in cui il credente prende moglie e la moglie prende marito, sa che la deve accettare così com'è. Ma se c'è una patologia, cerchiamo di sollevare questa patologia. Non farei delle grandi cose. Una cosa che non consiglierei neanche in casi di bassa produzione di spermatozoi, di utilizzare quelle metodiche che ha usato Antinori per tanto tempo, di prendere uno spermatozoo e inocularlo per forza dentro l'ovulo. Perché qui c'è il rischio altissimo di malformazioni. Perché voi sapete che l'ovulo riceve gli spermatozoi che vuole, non tutti. E le donne sono fatte così, Quindi sulla riproduzione assistita, mettendo i giusti puntini, sono d'accordo se e soltanto superare alcuni aspetti patologici inerenti alla coppia. Al di là, come cristiano, non mi sento di andare. Quindi né donazione di liquido seminale di ovociti e neanche andarcene a cercare da altre parti. Perché a questo punto qui, per avere un figlio che non è né mio né tuo, perché normalmente di uno dei due può ancora essere, ma dell'altro no. Allora, questo figlio non è né mio né tuo. Allora, facciamo una cosa. Andiamo all'orfanotrofio, me ne porto su uno, magari non lo adotto, ma me lo faccio dare in affidamento, di modo che nessuno dica che per il mio interesse egoistico personale che voglio un figlio, ma lo voglio per far del bene, per aiutare uno a crescere. Così avete capito come la penso sull'adozione. L'adozione non deve essere un soddisfacimento degli egoismi personali di una coppia, ma deve essere una donazione di tutti noi stessi. Perché quel bambino lì che io ho adottato, è vero che mi chiamerà papà, ma non è il suo dovere e non è neanche il mio diritto, perché pur sempre resta figlio di un altro. Però possiamo fare un grosso impegno da questo punto di vista. E sicuramente non saremo svilipti, e il Signore ci approverà anche in questo, sicuramente. Procreazione assistita. È un problemino, è questo. Una coppia sposata da qualche anno, senza figli, quanti rapporti sessuali dovrebbe avere alla settimana o al mese? Insomma, non dico di ricorrere allo zabaglione, ma insomma, aiutatevi anche un po' con la fantasia. Non è che abbiamo... La Bibbia non ci dice di avere il tassametro dei rapporti sessuali. La Bibbia non è un tassametro della nostra sessualità, ma meglio ancora in questo caso della nostra genitalità, che è una cosa diversa. La Bibbia ci dà un dono meraviglioso e usiamolo con tutta la discrezione e il sentimento che vogliamo. Paolo ai Romani dice: se tu sai di fare peccato, non farlo. Però Paolo, sempre ai Corinti, dice: astenetevi solo per la preghiera un po' di tempo e poi di corsa tornate insieme. Perché? Perché? A cagione della fornicazione. Tornate insieme. Paolo è il più grande sessuologo mai esistito, prima di Freud ancora. Perché ti dice, con la tua moglie, col tuo marito, di non privarti dell'attività sessuale. Puoi farlo. C'è un tempo di preghiera, dobbiamo stare in digiuno, pregare per qualcosa che... Chiediamo al Signore una comunione particolare, quindi ho bisogno di essere libero anche dal mangiare, dal bere, eccetera, eccetera, o di togliermi alcune cose che mi possono far piacere per dedicare di più la mia spiritualità al Signore. Bene. Ma che non sia una cosa molto lunga, che non sia un vizietto continuativo o una scusa per negarmi al coniuge. Perché purtroppo dietro queste cose, a volte anche spirituali, in realtà c'è poi l'aspetto materiale, che vuol dire io per negarmi al coniuge, inventiamo un digiuno, due digiuni alla settimana, tre, e questo lo faccio digiunare da tutti i punti di vista.
I rimedi contraccettivi dopo aver concepito i figli, per la parola del Signore, probabilmente non sono concessi. Come fare? Allora, attenzione perché c'è un altro. C'era un altro su questo. Un momento che avevo letto. C'è una domanda qui. Se è peccato il sesso orale, ma all'interno della coppia mi pare che l'abbiamo già detto prima, siamo abbastanza liberi e togliamoci questo peso, non è un peccato. All'interno del matrimonio, certo che il rapporto prematrimoniale è un peccato se dopo c'è un matrimonio della coppia? Sì, sì. Ripeto la domanda perché ho visto qualcuno distratto. Il rapporto prematrimoniale è un peccato se dopo c'è un matrimonio della coppia? Sì. Sì. Il rapporto prematrimoniale, cristiani, non cristiani, che segue il matrimonio o non matrimonio, è un peccato. E allora cosa? Siamo perduti? No. Chiedi perdono al Signore, evita, perché sarà poi difficile l'astinenza, evita di non sposarti, accelera il matrimonio e vivi in pace col Signore e con la comunità, ma confessa il peccato, per il quale peccato subirai anche una disciplina da parte della Chiesa. Non importa, non importa, ma affrettati al matrimonio. E quelli che stanno intorno a te, se ti vogliono bene, non fanno commenti, ma ti aiutano. Che cosa è permesso nel rapporto di coppia fuori dal matrimonio? E allora qui, interessante, che cosa è permesso? Allora qui rapidamente voglio dire che l'amore comincia sempre con una grande tenerezza fra due persone, con una grande delicatezza, perché normalmente ci si intenerisce il cuore quando vedo lei e quando lei vede me. Queste cose crescono a poco, si passa allo sguardo amoroso, bravo. Sei ben preparato, sai, la prossima volta mando te in viadice. Anche perché stiamo dicendo, ci siamo accorti di dire le stesse cose. Poi si passa a delle cortesie, ci si tiene la mano nella mano, si va avanti di confidenza in confidenza, si comincia a comunicare i propri progetti, i propri desideri. Ma questo non vuol dire avere rapporti sessuali, eh? Questo vuol dire incamminarci per quella strada che ci permetterà di conoscerci a vicenda profondamente. Quindi trasmettere anche le nostre emozioni sessuali al compagno o alla compagna non è un peccato. Se io vicino a una ragazza, anche per tutto il concetto di corporeità, ho dei movimenti interni miei, spero di essermi spiegato, se anche faccio presente il fatto, non vuol dire che io ho stuprato lei, ma lei capirà e magari mi dirà: guarda che certe sensazioni le provo anch'io, questo mi fa piacere. Vuol dire che un giorno nel matrimonio potremmo soddisfare completamente i nostri desideri. Quindi è la confidenza che cresce nel tempo. Non dobbiamo avere paura di certe intimità creandole troppo spinte, ma questo è tutta roba che matura come l'uva nel tempo. Se qualcuno pensa che il rapporto di coppia maturi come le fragole tutte insieme, ha sbagliato completamente. L'amore tra due matura come l'uva, piano piano, un pezzo per volta. Prima diventa verde, un po' più scura, poi violetta, poi finalmente nera e ce la mangiamo. Allora, io dico, qual è l'atteggiamento, fin dove possiamo arrivare? E ragazzi, se voi mi parlate di petting, io vi dico che è la simulazione di un rapporto sessuale. Quindi, spiritualmente è come avere un rapporto sessuale, anche se non c'è la penetrazione. Tanto per
sfatare un'altra cosina che esiste. Se ci masturbiamo a vicenda, non ci siamo. Se all'interno di un rapporto intimo fra due fidanzati uno dei due ha l'orgasmo, tutte e due, soltanto perché stanno vicini, cosa che può capitare, io non mi sento di gridare al peccato. Però ragazzi, attenzione che da qui andare a letto la cosa è molto semplice, quindi autocontrollo sempre e poi cercare di ragionare nel senso di creare il matrimonio al più presto. Siamo arrivati agli anticoncezionali. Gli anticoncezionali sono un argomento molto bello, dove qualcuno dice: ma il Signore le permette? Il Signore aveva dato, un momento opportuno, un ordine: andate e riempite tutta la terra. Mi pare che la terra sia abbastanza piena. Se tutte le volte che noi abbiamo un rapporto sessuale dobbiamo pensare alla procreazione, come ho detto prima, in menopausa non dovremmo più toccare la nostra donna. E invece, tutto sommato, l'uomo aspetta forse quel momento per dire: qui le cose cambiano. La donna, qualche volta che non sopporta più il marito, dice: sono arrivata in menopausa, non sono più una donna, stop. E questo è un altro ricatto sbagliato, pessimo, che distrugge la parte bellissima della vita che riguarda la nostra vita post-menopausa della donna o post-andropausa. Quindi, se esistono dei periodi in cui la non fertilità è anche ammessa e accettata dal Signore, perché abbiamo dei periodi di non fertilità, non è che se una coppia ha rapporti sessuali tutti i giorni per 3 mesi di seguito mi resta incinta 3 volte, ma magari non ci resta incinta neanche una volta. E a questo proposito voglio dirvi subito un'altra cosa, segnata alla nostra mente: non è detto che nessun ovulo sia stato fecondato. Può anche darsi che ci siano stati degli ovuli fecondati che non si sono annidati. Ma qui non possiamo parlare di microaborto o di mini aborto o di aborto. Perché quando parliamo di aborto o di mini aborto, adesso vi spiego perché vi ho detto questo, parliamo sempre di un'interruzione del rapporto materno-fetale. In questi casi c'è stato un ovulo fecondato ma nessun rapporto materno-fetale, perché l'ovulo non si è mai annidato. Questo per rispondere a chi mi dice: ma tu metti le spirali? Certo che metto le spirali medicate a rame, perché hanno dei meccanismi di funzione diversa che non sono degli abortivi. Quindi anche la pillola anticoncezionale può diventare un abortivo. Se una che ha avuto un rapporto sessuale a rischio o uno stupro gli dai 2 minulette alla sera e dopo 12 ore altri 2, il giorno dopo compare una mestruazione. Questa è la pillola del giorno dopo, che serve proprio a evitare che un ovulo fecondato possa trovare quella spugna che è l'endometrio pronto per l'annidamento. Quindi neanche la pillola del giorno dopo potrebbe essere considerata un abortivo, perché mette l'utero in condizione di non ricevere l'ovulo fecondato. A questo punto, proprio qui nel Milanese, ho aperto una grossa battaglia. Ma la vita, secondo te, dove comincia? Bella domanda, eh? Secondo me un ovulo fecondato, per poter dire che quest'ovulo dà la vita, deve rispondere a un altro fatto: l'annidamento. Se non è annidato quest'ovulo fecondato, come in quel caso 3 mesi di rapporti sessuali, qualche ovulo fecondato, nessuna gravidanza, non vuol dire né che ci sia stato un aborto né che io abbia fatto l'aborto. Non c'è stato nessun annidamento. Quindi, secondo me, le condizioni essenziali per dire che vita quell'ovulo fecondato è quando l'ovulo fecondato è annidato nell'utero materno. A quel punto lì qualsiasi manovra diventa un aborto. Ho accennato a questo per quanto riguarda le spirali. Spirali ce ne sono di tanti tipi, anticoncezionali e ormonali ce ne sono a gelatina, a cerottino adesso, ad anelli vaginali, chi più ne ha ne metta. Poi ci sono quelli meccanici, i preservativi profilattici.
Una cosa che ci tengo sempre a dire alle mie pazienti giovani, alle quali do la pillola, dico: attenzione, la pillola non vi mette al riparo dalle malattie sessualmente trasmesse. Quindi, se volete avere la pillola per essere tranquilli, al ragazzino all'uscita dalla discoteca, se volete concedere le vostre grazie, non uno ma due preservativi, perché la vostra salute, secondo me, vale di più. Questo è un discorso che faccio ai non credenti, perché te lo chiedono e devi rispondere. La pillola non ci mette a riparo dalle malattie sessuali o sessualmente trasmesse. La laicità, certo che organizzare la propria famiglia in base alla propria spiritualità e anche alle previsioni vuol dire non mettere in difficoltà la famiglia, non mettere in difficoltà gli altri figli, aver anche già risposto all'appello del Signore procreando, ma specie rifacciamoci alla donna che si fa 8 ore di fabbrica, che viene a casa, che lava, stira, prepara il mangiare, che poi dovrebbe fare anche l'odalisca verso le 11, 11 e mezza, a questa donna gli chiediamo anche di figliare senza buon senso. Trasformiamo la donna in una mucca da procreazione. Il nostro talamo nuziale è altro che contaminato, diventa una stazione di montataurina, perché ci limitiamo a questo. Quindi il rispetto per la nostra compagna va ben oltre e va anche in questo senso. Io devo rispettare la salute della mia compagna, non posso farla figliare come chissà che cosa, perché la Bibbia ha detto, ma questa è una tua interpretazione. Ricordiamoci sempre che Onan, che si è corrotto per terra, cioè ha avuto un coito interrotto, Onan si era opposto alla volontà dichiarata del Signore: tu risveglia una progenie nella moglie di tuo fratello. No, non lo faccio, piuttosto faccio un coito interrotto. E si è sparso per terra, non si è masturbato, ha avuto il rapporto. Comunque, questo è quanto. Io chiuderei, perché penso di aver dato anche degli input, così se ci perdiamo sugli estroprogestini ci finiamo domani. E poi ancora, poi penso che di avere anche una certa stanchezza, e personalmente e anche la vostra stanchezza, dai, vi ho un po' annoiato un pochino, però sono problemi che forse è bene affrontare, almeno così li abbiamo affrontati. Adesso magari cellule vostre private, incontri fra amici, se avete dei problemi riparlate, chiamate il pastore, chiamate gli anziani della chiesa, discutiamone senza problemi, senza vergogna. Sarebbe il colmo che io i problemi della sessualità dei miei figli non li avessi recepiti e magari discussi, a modo nostro, per carità. Ma gloria a Dio, li abbiamo risolti tutti, dai più leggeri ai più pesanti. Io sono felice dei figli che Dio mi ha dato, ma non perché non abbiano mai sbagliato, hanno sbagliato tutte e tre, e vorrei dire tutte e cinque, metto anche me e mia moglie dentro. Ma gloria a Dio, perché abbiamo avuto dei momenti in cui ci si sedeva tutti insieme in cucina, intorno, fino alle 3 del mattino per discutere i nostri problemi, o le 4. E se mia moglie non partecipava perché la tagliavamo fuori qualche volta, per ovvi motivi, poi io e i miei figli andavamo in camera da letto e ci inginocchiavamo con mia moglie a pregare. Qualcuno dei miei figli forse se l'è dimenticata sta scena. Alle 3:30, 4 del mattino eravamo in ginocchio ai piedi del letto, tutti e tre, tutti e quattro, secondo le necessità. Dobbiamo imparare a vivere con sincerità, trasparenza e responsabilità. Poi sbagliare, dal più vecchio al più giovane se ne andarono via tutti, mentre Gesù scriveva per terra. Se qualcuno ha peccato in mezzo a noi, io non lo condanno a Gesù. L'unica cosa che vorrei dirvi: andate e non peccate più. Amen. Grazie.